perché quando arrivi il cielo si apre in un secondo. ASD Cepagatti, società che punta fortemente sul vivaio, sull'attività di base e naturalmente anche sul settore giovanile. Al centro le piscine, una moltitudine di bambini seguiti da istruttori tutti qualificati. Una piccola società che nell'ultimo lustro ha fatto davvero passi da gigante. Con la telecamera di Diego Martelli andiamo dunque a conoscere l'attività dell'ASD Cepagatti. Ci siamo sentiti quante volte? Tante, tantissime periodo. Volte. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta, un po' il tempo, un po', sì. Un po' le avversità, però ci siamo riusciti. Poi abbiamo un amico in comune, Guido Colangelo. Angelo, grande Guido, salutiamo veramente Guido, grande. Gianni Rapattoni è il presidente appunto dell'ASD Cepagatti, che ospita la nostra puntata Promesse Vincenti. Intanto vogliamo fare la storia, ricordare come è nata questa società, perché è figlia, da quello che ho capito, di una fusione. Un'unione, sì. La società è nata l'anno scorso da un'unione con Cepagatti Red Devils, che aveva una squadra in prima categoria, e Futura Cepagatti, che era una società di puro settore giovanile e scuola calcio, attività di base. Ci siamo uniti e adesso abbiamo una squadra in prima categoria, settore giovanile, quindi juniores, giovanissimi, e poi tutta l'attività di base che vedete qui, dagli esordienti fino ai piccoli amici. Abbiamo circa 150-180 tesserati di attività di base, e giovanissimi più prima squadra e juniores. Questi due campi, questo campo dove siamo adesso, il campo fuori, ci facciamo l'attività di base fino ai pulcini, mentre gli esordienti, giovanissimi, prima squadra e juniores al Marcantonio a Cepagatti, e quindi abbiamo un'altra location. Gli sforzi sono enormi. Perché sono tanti, sì, i bambini, sono, certo, tante le cose a cui bisogna, sì, pensare, anche dal punto di vista, immagino, economico. Molto, molto economico, reperire le risorse, che non è facile, però diciamo che anche la, come dire, la passione che ci contraddistingue, riusciamo anche a trovare i fondi. Tu sei presidente, ma sei anche allenatore della squadra giovanissimi. Diciamo il presidente lo faccio anche per un discorso lavorativo, e faccio il consulente del lavoro, e quindi diciamo riesco a gestire la parte amministrativa, però ho anche diciamo un'abilitazione a UEFA C e uno da allenatore dilettanti, e quindi posso alleno i giovanissimi, perché comunque la mia passione è allenare prima di fare il presidente. E mi pare giusto. A proposito di questa tua passione, i giovanissimi fanno parte del settore giovanile. È un'età già delicata, perché è l'età, certo, dello sviluppo, no? Stiamo parlando, certo, di 13-14 anni. Ecco, quali sono in questo caso le priorità? Cioè, la prima cosa che fa l'allenatore qual è? Allora, intanto sono cambiati diciamo gli atteggiamenti, i modi dei ragazzi di adesso. Prima eravamo un po' più, diciamo, schedati, e quindi anche dai genitori. Adesso i ragazzi, io la penso che bisogna essere un po' sceriffo in campo, perché sennò altrimenti i bambini, i ragazzi non ti seguono. E poi bisogna lavorare molto sulla tecnica individuale, anche sull'aspetto motorio, fisico, però l'aspetto motorio si cura più sull'attività di base. L'aspetto tattico no? Sì, anche tattica più individuale che collettivo, però anche tattica collettiva qualcosa ci sta. In compagnia qui a Cepagatti di Sandro Di Vicoli, non lo devo neanche ricordare, è stato un portiere
di grandissima esperienza, insomma esperienze anche in Serie B a Campobasso, è stata probabilmente la storia più importante da raccontare della tua carriera, 5 anni. Sì, 5 anni a Campobasso, Serie B, degli anni bellissimi. Beh, potevo anche fare qualcosa di più, però non fa niente, dai, va bene così, io sono felice di quello che ho fatto nel calcio. Nessun rimpianto? Assolutamente no. Qui da qualche stagione come responsabile della scuola calcio, attività di base circa 200 unità. Sì, all'incirca, allora noi eravamo partiti con la società Futura Cepagatti, e riuscivamo a fare un centinaio di unità. Ci siamo legati a una società che si chiamava Red Davids e quindi poi abbiamo fatto un'unica società che si chiama adesso SD Cepagatti, come il vecchio Cepagatti di una volta. Adesso riusciamo a contare sui 200 e passa bambini. Sono un numero, direi, assolutamente rilevante. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci siamo circondati di ragazzi adesso che sono tutti o laureati o che frequentano scienze motorie, perché i bambini quando partono comunque hanno bisogno di, sotto l'aspetto cognitivo, sotto l'aspetto motorio, quindi ci sono dei percorsini adatti alle loro capacità, perché effettivamente ci sono dei bambini che all'inizio hanno problematiche, che ne so, di correre, di saltare, quindi se non li cominci a curare da allora, poi in futuro possono avere. Sotto questi punti di vista siamo molto attenti. E quindi ci vogliono proprio degli insegnanti ad hoc? Degli insegnanti ad hoc. Siamo riusciti a prendere, adesso per esempio abbiamo 2 ragazzi che non sono presenti, perché te li avrei fatto anche conoscere, perché sono pugliesi, e sono 2 ragazzi che si stanno laureando in scienze motorie e sono eccezionali e sono dei ragazzi affidabili e sono ragazzi preparati. La palestra della strada non c'è più, sono cambiati i tempi. Prima noi facevamo questi movimenti che adesso vengono insegnati appunto da istruttori ad hoc al naturale. Al naturale, sì. Prima non avevamo queste possibilità e quindi dovevi fare tutto da te stesso. Invece adesso c'è la possibilità comunque di seguirli, anche perché c'è anche da dire una cosa. Adesso ci hanno 10.000 alternative. Tante distrazioni. Bravo. Allora, è preferibile che vengano a fare calcio seguiti come si deve, con la maniera giusta, al genitore, il genitore è contento perché comunque fa sport e sport è salute, e il bambino cresce in una determinata maniera. I bambini con la palestra della strada crescevano prima rispetto ai bambini probabilmente dell'era moderna, o no? Questo è vero perché io ce l'ho come esperienza, io non ho mai fatto scuola calcio, io andavo a giocare dietro al campetto, però Massimo, il problema sai cos'è? Che prima non avevi distrazioni, adesso invece ce n'hai tante, quindi forse il fatto di avere queste scuole calcio, queste, da un lato è molto positivo perché comunque tolgono i bambini da altre situazioni che possono essere tra virgolette pericolose. Sul piano per esempio caratteriale il bambino di prima veniva forgiato in una maniera diversa anche da quella di adesso, quello sicuramente, perché adesso anche perché prima te la vedevi da solo, invece adesso comunque c'hai sempre i genitori, c'hai sempre chi ti, diciamo, ti dà una mano. Però il calcio è cambiato, Massimo, tu me lo insegni, no? Cioè, prima era una cosa, adesso ne è un'altra. Poi magari può darsi che era meglio prima, può darsi che è meglio adesso, questo è sempre un punto interrogativo. Io personalmente dico che era meglio prima, ma non perché giocavo io prima, per l'amor di Dio. Però secondo me era meglio prima, poi ognuno c'ha il suo pensiero. Ai nostri tempi i genitori non sapevano neanche che cosa facessimo, no? Nelle ore pomeridiane. Adesso sono presenti. Adesso sono sempre presenti. Tu invece, quando l'era nostra, noi uscivamo di casa e mamma e papà non sapevano nemmeno dove andavi, dove non andavi. Quando tornavi magari che ti eri fatto male, ti eri sbucciato in giro, allora dici ah, sei andato a giocare a pallone. Invece adesso sono sempre presenti, anzi. Noi certe volte cerchiamo di tenerli un po' fuori, perché se no i ragazzi si distraggono, i bambini. Il rapporto è buono. Insomma. È stupendo il rapporto. Non sono invadenti, non è che assolutamente. Condizionamenti. Assolutamente. Sono dei genitori, guarda, ma non perché ci lavoro io, perché sono di parte, ma io non c'è mai stato un genitore che ha avuto da ridire su qualcosa che abbiamo fatto. L'importante è che vengono qua e si divertono.
L'aspetto ludico è fondamentale. Bravo. L'importante è che quando finiscono l'allenamento, hanno finito adesso, non vedono l'ora di tornare il giorno che devono tornare perché si sono divertiti. E per noi è quella la cosa che ci gratifica di più. Quindi è fondamentale per voi istruttori responsabili entrare soprattutto nel cuore, no? Sì, di questi bimbi. Sì, sicuramente. Perché come tu hai visto, vedi, appena arrivano poi ti salutano, ti abbracciano. E allora quello è che poi ti gratifica, perché effettivamente anche noi ci facciamo i sacrifici, perché togliamo del tempo alle nostre famiglie, non è che qui siamo stipendiati che ci danno, voglio dire. Fate per mera passione. Bravo. Io quando ho smesso di giocare ho avuto tantissime richieste per fare l'allenatore. Nonostante ho il cartellino per il tesserino per allenare, ma ho detto non mi parlate di grandi, voglio dedicare ai bimbi. Con tutto rispetto dei grandi, per l'amor del cielo, però io mi voglio dedicare ai bambini. Con la speranza che magari qualcuno di loro possa vivere quelle sensazioni che poi magari lo vedono anche in televisione, capito? Cioè non è facile, perché tu mi insegni, perché ci stai in mezzo al calcio, che il giorno d'oggi il calcio è complicato. È una giungla. Perfetto, non bisogna essere solo dei fenomeni. E quindi però uno, sai, il sogno nel cassetto ce l'ha sempre, e quindi farglielo vivere è giusto che lo vivano. Ecco, la televisione, internet, quanto è importante secondo te lo spirito di emulazione? Perché questi bimbi adesso hanno lo smartphone, vedono tutto, sono anche molto più abili di noi adulti. E loro lo rifanno anche in mezzo al campo, fanno delle cose allucinanti, cioè il modo di esultare di Ronaldo, il modo di fare la rovesciata di Ronaldo, il modo di... cioè sono, però sono eccezionali. Secondo te è un fatto positivo questo? Allora io dico che è un fatto positivo, perché a parte il fatto che loro comunque devono tirare fuori la loro fantasia, e quando io vedo allenatori che dicono ai bambini di qua, no, sta di là, e dalla di qui, e dalla di là, cioè facciamogli tirare fuori la fantasia. Il bambino piccolo, abbiamo detto 2013, quindi 5 anni. Ha difficoltà a decidere, a scegliere di fare per esempio il portiere, come sei stato tu? Quello sì, perché allora è difficile che viene un bambino e ti dice vuole fare il portiere. Magari te lo dice anche, però sai che fa? Si mette in porta un attimo, dopo 5 minuti ti chiama, mister, io me ne voglio andare. Ma lo sai perché? Perché la palla al portiere ci sta dei momenti che non gli arriva mai. Allora dici, come io sto fermo qua e che sto a fa? Allora mister, io il portiere non lo voglio fare. Sono dell'avviso che il ruolo del portiere è un ruolo che ti deve piacere, cioè lo devi avere dentro, perché se no non lo fai, perché ti stufi, perché poi cominci a prendere i gol. Oddio mister, ho preso 2-3 gol, no io me ne voglio andare. Deve essere una vocazione e devi tenere anche qualcosa dentro di tuo. Io quando ho iniziato a fare il portiere, io giocavo in mezzo, partitella tra amici, e nessuno voleva giocare in porta. Vabbè, ho detto mi ci metto io, stavano a fare un sacco di casino. Mi ci metto io, mi sono messo in porta, da allora sono partito. Sa un po', una casualità. Cioè, vedi? Magari se quel giorno non mi mettevo in porta, però mi piaceva. Nel momento in cui l'ho fatto, dopo mi piaceva, volevo stare sempre in porta. È una cosa che mi appassiona. Io ancora adesso mo perché c'ho un po' la... perché fisicamente sto ancora bene, nonostante... Però gli occhiali, sai, di sera questi giocano sempre con le luci, allora mi crea qualche problemino. Gabriele e Alessandro, promesse vincenti, piccolini ma pronti per spiccare il volo, vero sì, Gabriele? Sì. Sì, sì. Che ruolo ricoprite? Attaccante. Attaccante. Quindi alla destra. Chi è l'idolo tuo? Neymar, hai detto niente, eh? Neymar, insomma, un giocatore importante. Lo so. Tu invece? Attaccante. Anche tu? Centravanti, ala. Ronaldo no, eh? Sì. Ma siete anche amichetti di scuola? Sì. Che fate, le elementari? Sì, quinta elementare. Ma studiate, sì, perché poi sì, i genitori sì. Si arrabbiano. Sì, studiamo. Studiate, sicuro, sì. No? Tutti 10. L'istruttore come si chiama, il vostro istruttore? Sandro. Vi fa divertire? All'inizio ci fa palleggiare, poi facciamo un po' di controllo palla, qualche esercizio sui tiri e poi facciamo la partita. La partita è quella che vi piace di più? Però. Sì. Sì. Cioè quando arriva il momento della partita vi sbizzarrite? Sì. Ma fate anche, non so, i tornei tra di voi, no? Sì, alcune volte. Sì. Quando ne siamo tanti, il mister ci divide in squadre,
e facciamo un mini torneo. Però non litigate, no? No. No, siete tutti amici. Diciamo. Diciamo, ogni tanto succede qualche scaramuccio, eh? Sì. Qualche scintilla. Qualche scintilla, bravo. La categoria? Primi calci. Pulcini. Ah, Pulcini. Pulcini 2008. 2008, quindi avete 10 anni tutti e due. Sì, sì. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Va bene? Ciao. Vogliamo salutare mamma e papà, i genitori oppure gli amici? Ciao. Eleana Di Giovanni, tifosa, appassionata di questo sport, è una dirigente accompagnatrice dell'ASD Cepagatti. Praticamente tu hai un rapporto giornaliero con i bambini e non solo. Sì, sì, esatto. Io seguo la scuola con passione perché è il mio sport preferito. Sei anche milanista, questo? Assolutamente sì. Non depone molto a tuo favore, ma vabbè. No, 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 assolutamente sì. Lo concediamo, dai. Seguo la prima squadra, seguo la Juniores, io sono proprio appassionata del calcio e quindi amo fare questo tipo di, tra virgolette, lavoro, io lo chiamo, però è un lavoro che a me piace tantissimo. Hai anche a che fare con i genitori di questi bambini? Assolutamente, no? Sì, anche perché accompagnano i figli a qui alla scuola. Come si pongono i genitori? Cioè, sono assolutamente disponibili, tranquilli. Lavoriamo bene, ragazzi, allenatore e genitori. Da quanti anni stai in questa società? Praticamente da sempre, da quando è nata? Da sempre, sì. Ed è cresciuta tantissimo come società. Esatto. Siamo partiti che eravamo il nostro piccolo gruppo, poi piano piano ci siamo ingranditi tantissimo e sono veramente contenta di questa cosa. La gratificazione più bella per una donna che ha contatto con i giovani in una società di calcio qual è? Per me è far sapere a tutti che comunque il calcio non è solo di bambini o di adulti maschi, no, è di tutti, il calcio è di tutti e io ne sono la conferma perché... E lo dici proprio con forza. Sì, assolutamente sì. Perfetto, noi ringraziamo Eleana Di Giovanni, grazie ancora e complimenti. Grazie. Sergio Verratti, dirigente della SD Cepagatti, ma ex anche presidente della futura Cepagatti, che era una costola, poi c'è stata la fusione. Esatto, no? Sì. Futura nacque nel 2013 prevalentemente come attività di scuola calcio. Poi nel corso degli anni la cosa è cresciuta bene. E siamo arrivati al punto in cui dovevamo dare un seguito alla scuola calcio, all'attività giovanile con uno sfogo con una prima squadra e è per questo che abbiamo scelto di fonderci con i Red Devils e creare l'SD Cepagatti. Anche perché frazionate, diciamo, il rischio imprenditoriale, no? Più ne siete meglio. Beh, è. Sì, sì, con enormi fatiche perché poi gli sponsor sono sempre meno, sempre difficoltoso trovarne, però... Ci proviamo. Seminate bene per raccogliere magari nel prossimo futuro perché questi sono bambini che poi... È un vivaio, Ci vuole tempo naturalmente. Chiaro, tempo, pazienza e tanti sacrifici però. Sacrifici e passione direi. Soprattutto, ma che ci regalano tante soddisfazioni quindi bene così. Sergio Verratti è dirigente, però mi pare di capire che si occupa anche dell'insegnamento. Sì, do una mano ai mister perché comunque soprattutto con i piccoli servono
insomma, forza lavoro per forza preparare, per poi stare dietro a loro, insomma, è impegnativo. I genitori sono contenti per questo? Direi di sì. Non hanno nessun problema? No, 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 assolutamente. I genitori sono anche un po' imbattuti. Cerchiamo di educare anche loro. Anche loro, infatti, ha detto una volta un istruttore, è più difficile educare i genitori che non i figli. No, devo dire che i genitori dei nostri ragazzi sono tranquilli e rispettano le regole, soprattutto rispettano i propri figli, perché poi quello è la cosa importante. Assolutamente. Sergio Verratti, non l'ho detto all'inizio dell'intervista, nulla a che vedere con Marco. No. Peccato, no? Peccato, ma sì, dai, almeno a Natale ci avremmo fatto gli auguri, però dai. No, beh. Scherziamo naturalmente. Grazie Sergio, grazie e buon lavoro. È un piacere. I tredicenni o i quattordicenni di oggi hanno meno fame? Diciamo che l'interesse è relativo, perché comunque prima vedono il telefonino e poi vedono se gli interessa o meno giocare. Noi abbiamo un bel gruppo, anche se siamo con i giovanissimi, siamo anche un po' sotto età, perché giochiamo anche con i 2006 che sono comunque l'ultimo anno esordienti e quindi fanno parte giovanissimi, però sono veramente dei bravi ragazzi, non ci possiamo lamentare. Per questo, per quello che dicevi, che mi trovo assolutamente d'accordo, è più difficile per un istruttore, per un allenatore del settore giovanile trasmettere certi principi, no? Perché se non ti vengono da dentro però diciamo che l'esperienza dice anche che se ci lavori bene riesci anche a trasmettere in parte, non più con quella passione che avevamo noi. Io quando giocavo io non c'era niente, qui c'era solo il calcio. Quindi comunque io vi faccio anche i complimenti per la trasmissione, perché date possibilità a noi e a questi ragazzi di visibilità, perché poi il calcio dilettantistico molte volte è l'eccellenza, è l'interregionale, però questa parte qui, che è la parte più bella, sì, viene un po' trascurata, sì, di passione, e facciamo anche sociale. Noi aiutiamo anche tanti ragazzi, comunque facciamo sociale, cose che non fanno le istituzioni. Squadra in prima categoria, sì, naturalmente formata da giovani. Sì, non stiamo andando molto bene, però noi abbiamo fatto una scelta, diciamo, di società, dove facciamo giocare 2001, 2002, diciamo la maggior parte sono tutti fuori quota. Ci stiamo investendo sui giovani, con anche una juniores che abbiamo buoni ragazzi, e quindi cerchiamo di salvarci quest'anno. Sì, ma speriamo. Guido Colangelo che viene a fare qui ogni tanto? Guido Colangelo è per altre situazioni, però è un grandissimo amico, una bravissima persona. Quindi, grandissimo personaggio, nostro ospite. Io ti vedo nelle trasmissioni. Poi, e quindi, insomma, è stato un grande allenatore. Cioè, quindi, sì, infatti gli ho detto se voleva venirmi a dare una mano, ha detto non ci contare minimamente. Perfetto, salutiamo Guido Colangelo. Grazie. E salutiamo e ringraziamo il presidente dell'ASD Cepagatti Rapattoni. Grazie. In bocca al lupo per tutti. Speriamo, crepi, e grazie a voi e complimenti. Questo periodo di Campobasso rimane nel tuo cuore, hai giocato anche in Serie B, tra l'altro hai giocato con Nicola D'Ottavio, Oscar Tacchi, con attaccanti importanti dell'epoca. Oscar Tacchi, stavamo anche insieme a casa, avevamo una palazzina, io, Oscar Tacchi, Trevisan e Ciarlantini, che è stato pure a Pescara. C'era Progna. Un Campobasso importante. Era un Campobasso importante, e un anno sfiorammo pure la Serie A. L'ultima partita a Como, perdemmo 2-0, perché là se andavamo in Serie A. Quando c'era il compianto di S a Gradi, o mi sbaglio? No, non c'era lui. Sì, c'era lui, sì, perché poi andammo l'anno dopo, che c'era ancora lui, ci salvammo a Padova la penultima partita. Grande persona. Ti devo dire la verità, io nel calcio ho trovato sempre delle persone squisite, persone che dialogavano. Quando facemmo la partita di Coppa Italia con la Juve in casa, e cioè avevamo allenatore Mazzia, ex Juve. Allenato anche la Cremonese. Cremonese. Giocammo in casa, andammo subito in vantaggio con Perrone, che Cabrini lo cerca ancora, e io dovevo giocare il secondo tempo. Il primo giocava Ciappi, il secondo tempo dovevo giocare io. Poi io capisco pure l'euforia del vantaggio 1-0, sai, con la Juve in casa, l'inaugurazione del campo nuovo. E allora, senza dirmi niente, disse vabbè, rientriamo in campo così.
è normale che tu ci rimani anche un po' male. Nel momento in cui finì la partita, il tempo di entrare nello spogliatoio, mi chiamo a parte venendo nello spogliatoio a chiedermi scusa, a spiegarmi, cioè quelle sono gratificazioni che io apprezzo di più. Calcio d'altri tempi. Bravo, bravissimo, no, lo stavo dicendo io. Perché adesso non è così. Per carità. No, no. Tra l'altro hai citato Perrone, era un'ala destra fortissimo. Un'ala destra fortissimo. Noi con la Juve, sia l'andata e il ritorno, primo minuto di gioco, gol di Perrone, vincevamo sia in casa e sia là. Ma era una scheggia. Anni importanti a Campobasso, hai cominciato, eri poco più che 17enne a Lanciano in Serie D, o mi sbaglio? Sì, io ho iniziato a Lanciano in Serie D e andavo su con i vari Rosati, con i vari De Marchi, Marco Longo. Io andavo a Pescara, loro mi caricavano in macchina con loro e io andavo a Lanciano. Poi da Lanciano ho fatto Campobasso, poi ho fatto Avezzano, ho fatto Martina Franca Cavese. In C, Cavese in C. C'è stato un attimo della mia carriera che poteva essere la svolta, ma molto probabilmente doveva andare così, Massimo. Quando stavo a Campobasso, la Roma aveva Tancredi come primo portiere, Superchi come secondo, e Superchi già aveva una certa età. Ed era stato richiesto da una squadra provinciale e pare che era quasi fatta. E se lui andava lì, io andavo a Roma a fare la riserva. È stata davvero l'occasione della vita. Però vuol dire che non doveva andare così. Io non rimpiango niente, sono felice, Massimo, te l'ho detto. E sono felice adesso di dare qualcosa a questi ragazzi. Ed è stato un grande piacere rivederti, Sandro, perché abbiamo fatto anche un po' lo spaccato della tua storia da calciatore, che è stata una storia molto importante. In bocca al lupo e buon lavoro per tutti. Grazie, grazie mille, e in bocca al lupo a tutti e buon lavoro a voi. È un piacere conoscere Serafino qui alla SD Cepagatti, il vero nutrizionista. No, perché, nutrizionista. Poi se ridiamo, scherziamo. No, nutrizionista, come ha detto il presidente, a base di arrosticini. Sì, sì, a base di arrosticini, salsicce, tutto quello che ci sta da fare. Mangiare sano. Mangiare sano, sì. Il mangiare quello vero, quello che non fa male, insomma, per i bambini, quello puro, no? Ma insomma. Cioè, con misura sì. Con misura sì, perché tutti quanti dicono... quando mi vedono dicono da due arrosticini, quindi tanto in tanto anche per cementare il gruppo con le famiglie, no? Ah, infatti, per stare un po' insieme, giustamente che è la cosa più bella. Serafino, tu sei anche e soprattutto un dirigente di questa società, storico. Sì, dall'inizio, prima era SD Futura Cepagatti, che siamo da parecchio dal 2013. E ad oggi è diventata una realtà che è questa qua. Tanti sacrifici, no? A parte gli arrosticini. A parte gli arrosticini. È vero? Sacrifici soprattutto. Vabbè, ci sta tutti e due i miei figli, ci sta sia Riccardo il piccolino, ci sta quindi il grande. Ci sono ragioni anche affettive. Sì, vabbè, ma al di fuori di questo sta bene stare in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai cose, tutta una cosa... È bello, c'è la passione, un bel gruppo di amici siete. Sì, ma infatti siamo tutti... Tutti amici. Da quello martellato, lo presidente. Ma anche tu mangi gli arrosticini? No? Insomma, noi vedete come si vede. Sei bello carico, eh? No. Purtroppo sì. A parte gli scherzi, Serafino, noi naturalmente torneremo, ma per assaggiare gli arrosticini. Sicuramente, quindi, come no. Ogni promessa è debito. Ogni promessa è debito. Va bene. Quando qui? No, perché l'operatore vuole sapere. E poi vediamo con chi decide, con il presidente. Grazie Serafino, sei stato simpaticissimo. Grazie. Ciao, arrivederci. Roberto Pagliaroli è l'istruttore di questi bimbi qui alla SD Cepagatti. Che bello allenare i bambini, no? Una grande soddisfazione soprattutto. Sì, splendido, è un'esperienza unica, di quelle esperienze che nella vita ti accrescono a livello personale e anche a livello sociale in primis, prima di dare a loro impartire delle nozioni calcistiche ma anche sociali, insomma, perché sono bimbi. Quindi. Qual è la massima gratificazione per un istruttore come te? Tu sei giovane, il risultato più bello?
al termine magari di una stagione. Vederli crescere, vederli che mutano continuamente durante l'anno in una maniera impressionante, ti sorprendono, perché ti ritrovi un allenamento prima che si comportano in un modo, reagiscono in un modo, l'allenamento successivo invece è completamente in un modo differente, soprattutto migliorandosi, perché poi vedi anche i bambini stessi, sembra che non recepiscono, però poi alla fine a lungo andare viene fuori quello che 3 mesi prima aveva cercato, ho cercato con loro di insegnargli. Quindi. Senza perdere di vista l'obiettivo primario, quando si parla di bambini così piccoli, che hanno, quale età intanto? Variano loro, questi presenti in questo momento sono tutti 2011. Però il divertimento è la cosa più importante. Il divertimento è essenziale per loro, è il motivo che li spinge a venire a giocare, il motivo per cui si raggruppano, si incontrano nel dopo scuola con l'amichetto di scuola che viene a giocare a calcio insieme con lui, quindi è un modo di ritrovarsi, un modo sociale poi di vivere, di stare con loro e passare del tempo insieme tra di loro. Ma com'è, buono il vostro istruttore? Sì, sì, sì. Tutti quanti hanno detto sì all'unisono. Come ti chiami tu? Zeno. Zeno, ruolo? Che attaccante. Fai? Qual è l'attaccante che ti piace? Dybala. Dybala. Dybala, tu come ti chiami? Samuele. Il giocatore che vorresti diventare? Quando... Icardi. Samuele, il mio giocatore preferito è Ronaldo. Ronaldo, tu come ti chiami? Simone. Che ruolo fai? Difensore. Difensore che però vuole anche segnare gol. Sì. Ti piace segnare gol. Tu invece? Manuel. Difensore, attaccante, centrocampista. Attaccante. Tu? Davide, il portiere. Di solito i portieri è difficile trovarli. È cosa rara. Abbiamo la fortuna di avere già un piccolissimo aspirante portiere. Vediamo. Ti chiami? Giuseppe. Giuseppe. Ruolo? Attaccante. Attaccante. Vedi, insomma, attaccanti comunque sono i più gettonati. Nei loro idoli c'era anche lo spirito di emulazione, guardano, no? I gol, l'esultanza è la prima cosa, che proprio arrivano a settembre, iniziano la scuola calcio, che già ti trovano con l'esultanza, la Dab, la Dybala, la Cristiano Ronaldo, perché mo Cristiano Ronaldo mania è spopolato qui in Italia. Giratevi, fate un bel saluto alla telecamera. Perché quando arrivi il cielo si apre in un secondo.